benvenuti a questa nuova edizione di Made in Italy in pillole, programma che vuole dare voce alle aziende impegnate in questo difficile momento. Abbiamo con noi in collegamento il signor Sebastiano Miccoli, titolare della Gaiani Abbigliamento. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a tutti voi e i telespettatori. Allora, innanzitutto ci spieghi di cosa si occupa la sua azienda e come e perché in questo momento è operativa. Noi ci occupiamo di abbigliamento, vendiamo al dettaglio, abbiamo due grandi magazzini a Dugliolo di Budrio e Castel San Pietro Terme e ovviamente in questo periodo siamo costretti a essere chiusi con un grave danno ai bilanci. Immagino, come per tutti. Però che cosa vi siete inventati voi? Noi in questo momento, già da diversi giorni, in collaborazione con una grande azienda che si è riconvertita e produce mascherine chirurgiche, adesso le abbiamo messe in vendita qui nel punto vendita di Dugliolo di Budrio, nella nostra tabaccheria, che come tabaccheria possiamo esercitare e rimanere regolarmente aperti. Quindi abbiamo questi dispositivi di protezione in vendita che dovremo conviverci per molti mesi a venire. Infatti, la domanda che poi sorge spontanea è questa: come riuscite a garantire l'incolumità dei vostri dipendenti in questo momento? Guardi, i dipendenti sono tutti a casa e siamo noi della famiglia che gestiamo questa piccola realtà, quindi io e mia moglie. Intanto complimenti allora a voi per esservi messi a disposizione della comunità. E poi in futuro, quando torneremo a questa pseudo normalità, come pensate di garantire l'incolumità dei clienti a questo punto? Guardi, noi ci siamo già impegnati a sanificare tutti gli ambienti subito dopo la chiusura e provvederemo, secondo le norme di legge, a una volta che ci sarà data l'opportunità di aprire, di garantire le massime distanze e dare già noi a chi entra, chi non l'avesse, ma sarà obbligatorio, i dispositivi di protezione, cioè le mascherine. Io ringrazio il signor Miccoli e vi do appuntamento per la prossima pillola di Made in Italy. Grazie a tutti. Grazie a voi.